Parleremo sia del crogiolo che dei quadri della De Wozio. Accennando un attimo ai discorsi fatti prima da Franco, per quanto riguarda la questione della morte, è chiaro che noi come pagani e apprendisti stregoni abbiamo delle idee abbastanza diverse dal comune, che però non sono diverse nel senso che sono folli o assurde, sono diverse in quanto il modo di vedere la vita e la morte è oggettivamente diverso. Per noi vivere e morire è una cosa abbastanza normale, non è una cosa eccezionale, nel senso che noi non considerando gli esseri umani proprietà di qualcuno, le contraddizioni possono anche portare a morire. Cioè noi non vediamo niente di male nel leone che cerca di catturare la gazzella, per cui anche se una persona muore o viene uccisa, non c'è niente di male in sé, se non nel tentativo di distruggere il divenire umano, se non nelle intenzioni di chi uccide o del perché uccide. Per cui noi tendenzialmente non siamo moralmente contrari all'omicidio, moralmente contrari a certi comportamenti. Noi siamo contrari a chi mette in ginocchio le persone, a chi vuole costringere le persone a fare quello che loro vogliono. Non tanto all'omicidio in sé. Siamo più contrari alla tortura che non all'omicidio in sé. Chiaramente, nella società in cui viviamo esistono delle regole precise, esistono delle leggi, esistono delle cose alle quali rispondere, per cui se uno ammazza qualcuno viene arrestato, andrà davanti a un giudice, verrà giudicato e andrà in prigione e pagherà secondo la pena prevista. Però dal punto di vista etico e morale, uccidere non è una cosa contraria alla morale in assoluto, dipende dalle intenzioni, si può uccidere per liberarsi, per esempio per legittima difesa, uccidere per legittima difesa è considerato da tutti una cosa normale e giusta, insomma. Poi chiaramente qualcuno dovrà determinare i termini giuridici della legittima difesa, però il principio in sé, uccidere per legittima difesa, è un principio che comunemente viene accettato. Per cui non è che siamo contrari all'omicidio, siamo contrari a mettere in ginocchio le persone, a distruggere il divenire delle persone, a condizionare le persone in un certo modo. Cioè quello che noi ci fa orrore è condizionare le persone per distruggere il loro divenire. Questa è la cosa che per noi ci fa orrore, che a noi ci fa orrore. Buono, oggi parliamo sia del crogiolo che di alcuni quadri della De Wotio, il sentiero d'oro che da alcune trasmissioni stiamo sviluppando. Voglio ricordarvi ancora prima di cominciare che sabato alle ore 17 a Vicenza, in piazza Piazzetta 20 settembre, teniamo una conferenza pubblica, ingresso gratuito, aperta a tutti, dal titolo Paganesimo Politeista e Stregoneria come religione per uscire dall'orrore cristiano. Come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. Questa conferenza praticamente è una conferenza espositiva dei concetti del paganesimo politeista e della stregoneria. In pratica, noi esporremo quelli che sono i concetti generali all'interno dei quali si muove il paganesimo politeista e la stregoneria. La conferenza verranno esposti questi concetti generali, dopodiché sarà dato il via a una discussione col pubblico, un dibattito col pubblico. Questo è importante. Allora, sabato 28 giugno alle ore 17 a Vicenza, piazza 20 settembre 9, presso il Ponte degli Angeli. Bene, nel crogiolo oggi mettiamo volontà e determinazioni dal punto di vista delle trasformazioni dell'apprendista stregone operata mescolando il crogiolo. Questo assume il significato di vivere per sfida. Abbiamo già detto più volte come nel paganesimo la vita è un atto di costruzione del corpo luminoso. Mescolando nel suo crogiolo, l'apprendista stregone va oltre questo. Attraverso il bastone dello stregone, formato dalla sospensione del dialogo interno, la sospensione del giudizio e l'atteggiamento scettico, mescolando il contenuto del crogiolo, individua e manipola le sue determinazioni. Cosa sono le determinazioni? Le determinazioni sono le relazioni obbligatorie fra l'essere e il suo circostante,
che hanno manipolato e costruito l'essere e senza le quali l'essere non può continuare ad esistere e divenire. Le determinazioni dell'individuo, in pratica cosa significa questo? Che come essere umano ho delle determinazioni specifiche dell'essere umano, cioè ho le mani, ho i piedi in un certo modo, mi muovo in un certo modo, ho delle relazioni col circostante. Se fossi un cavallo avrei delle determinazioni, cioè una relazione fra me e il mio circostante obbligatoria, che è data dall'avere quattro zampe, dal muovermi in un certo modo, dall'agire in un certo modo, dal pensare in un certo modo. Se fossi un'aquila avrei delle determinazioni diverse. Ricordiamo che non prendo le telefonate per la prima mezz'ora, 40 minuti, abbiate pazienza. Anzi, oggi l'esposizione forse sarà un pochino più lunga. Per cui le determinazioni dell'individuo vengono mescolate dall'apprendista stregone e una alla volta vengono determinate soggettivamente. In altre parole, ogni nostra azione tende a produrre il massimo profitto per sviluppare il potere di essere. Si può dire, a questo proposito, che una passeggiata nel bosco non viene fatta più tanto per fare solo una cosa piacevole, ma diventa una vera e propria interazione fra noi e il bosco. Noi soggettiviamo il respiro del bosco. Ricordo come noi abbiamo sospeso il dialogo interno e come noi abbiamo imparato ad usare l'attenzione in maniera diversa da come viene usata comunemente. Senza la premessa degli altri elementi che abbiamo messo nel crogiolo, la passeggiata nel bosco è solo una passeggiata nel bosco. Allo stesso modo, una mansione lavorativa non è più solo tanto per fare, ma diventa un'interazione fra il nostro fare e il circostante, nel quale noi determiniamo l'intensità dell'azione e della relazione. Questo, naturalmente, modifica noi stessi. Noi determiniamo le nostre azioni col mondo. Questo favorisce lo sviluppo della nostra volontà, con la quale imponiamo a noi stessi la direzione delle nostre azioni. Questo fare, esteso a tutti gli aspetti della nostra vita, a tutti gli anni della nostra vita, a tutti i giorni della nostra vita, a tutte le ore e ad ogni momento, si chiama vivere per sfida. Mescoliamo dunque nel nostro crogiolo volontà e determinazioni assieme a tutti gli altri elementi che di volta in volta abbiamo introdotto e a poco definiamo il percorso dell'apprendista stregone. Vivere per sfida può sembrare apparentemente pesante, ma solo perché fin da bambini si è tentato di strapparsi il controllo delle nostre determinazioni. Si è tentato di illuderci come qualcun altro avrebbe pensato a noi, a risolvere i nostri problemi o a soddisfare i nostri bisogni. Qualcuno che sapeva, qualcuno onnipotente e onnisciente. Il bambino nasce volontà totale, con la quale affrontare il mondo. Questa volontà, anziché essere alimentata e nutrita dagli adulti, gli viene strappata da chi ha interesse che cresca dipendente, pauroso, umile e sottomesso. L'apprendista stregone deve riprendersi la volontà con la quale è nato. Attraverso questo fare coltiva la sua libertà. Nel crogiolo la prossima volta metteremo contemplazione e meditazione. Passando ora al sentiero d'oro, ricordo una cosa, mi è stato chiesto telefonicamente perché parlo così brevemente degli elementi da mettere nel crogiolo. A me non interessa specificare l'uso che viene fatto degli elementi, a me mi interessa elencare gli elementi che vengono messi nel crogiolo e definirli. Finora abbiamo messo nel crogiolo 12 elementi direttamente, ne metteremo altri 5 o 6, non di più, in quanto questi determinano il complesso del crogiolo. Dopodiché ogni persona manipola quegli elementi che più gli conviene, che sono più affini a se stessa, e li manipola nel modo che sono più ottimali per il suo divenire. Cioè ogni persona ha il proprio crogiolo e magari è più ricco, è più grande, è più piccolo, ma non è importante. L'importante è che ogni persona coltivi le sue cose nel suo crogiolo. Non esiste un crogiolo al quale piegare le persone. Io vi do degli elementi generali e cerco di illustrarli in maniera generica. Ma la specificità dell'uso degli elementi appartiene sempre alla singola persona, al singolo percorso di stregoneria. Sempre questo. Passando ora al sentiero d'oro, ricordiamo il prologo. Il sentiero si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé, ogni parte del sentiero è coscienza di sé. L'insieme e le sue parti sono consapevoli di sé. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrono. Egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso. Egli non detta le priorità.
egli non detta le specificità, egli non detta gli obblighi, egli non detta i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé. D'altro canto, io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare, con le mie scelte. Il sentiero è libertà, sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero, nel suo insieme, è l'anticristo. Come anticristo è ogni respiro che anelia la libertà. Può essere che quel respiro, a volte, anziché aria ricca d'ossigeno, respiri gas velenosi. Può essere che debba soffrire d'asma, ma il suo fine, il suo divenire, è una libertà totale come risposta alle necessità dell'essere umano. Un attimo, scusate. Grazie. E vorrei sottolineare che io ricordo ogni volta il prologo al Sentiero d'Oro perché ogni pagano può costruirsi una propria devotio, un proprio sentiero, esattamente come ogni apprendista stregone può costruirsi il proprio crogiolo. In base alle proprie predilezioni, alle proprie passioni, quello che io spiego è il mio sentiero d'oro, con le mie passioni e con le mie predilezioni, che chiunque può prendere e utilizzare in base al proprio divenuto e al proprio intento, o magari può anche buttare via perché non gli interessa. Oggi parleremo di quattro quadri del sentiero d'oro. Fatto conduce l'essere, e l'essere diventa moneta. Moneta insegna all'essere come l'appropriazione possa essere elemento del proprio divenire, ma umiliare l'oggetto appropriato sia fonte di distruzione. Il nemico si combatte, non si umilia. Fatto conduce l'essere, e l'essere diventa nerio. Nerio insegna all'essere il controllo della furia. Insegna all'essere l'azione mentre furia emerge. Nerio insegna come non sempre sia necessario scatenare furia. Fatto conduce l'essere, e l'essere diventa opi. Opi insegna all'essere necessità di soddisfare i propri bisogni e come ogni assalto nell'esistente possa avvenire solo quando i bisogni sono soddisfatti. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa onore. Onore insegna all'essere quanto Kaka prima di lui affermava. L'essere sia uguale a se stesso. Numeni e apparenza coincidano diventando uno. Uno fra essere uguali, diversi davanti a chi tende ad assoggettare esseri della propria specie. Questi sono i quadri 35, 36, 37 e 38. Il quadro 35. Evocare moneta per un pagano significa evocare il proprio intento. Fintanto che le sue azioni sono finalizzate ad alimentare libertà, il suo potere di essere e il suo cammino verso l'eternità dei mutamenti non cesserà. Giunone indica l'intento dell'essere fin dalla nascita. Giunone moneta indica l'essere l'intento della propria esistenza per fondare una nuova nascita. Un pagano evoca giunone moneta per alimentare il proprio intento. Un pagano si fa giunone moneta per alimentare il proprio intento nel quale articolare il proprio fare. Giunone moneta alimenta l'intento dell'essere, quando questi, fondando la libertà del divenire, riporta giustizia fra gli esseri umani. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo moneta? Per alimentare il nostro intento, così il nostro fare è sempre fare di libertà. Così il nostro fare, alimentato da moneta, è sempre costruzione del nostro potere di essere. Quadro 36. Evocare nerio significa evocare furia controllata dalla ragione per affrontare le contraddizioni dell'esistenza. Evocare nerio significa sviluppare il nostro potere di essere nella soluzione delle contraddizioni senza distruggere il nostro essere come farebbero furia e bellona. Il controllo della ragione sullo scatenarsi di furia. Farsi nerio significa essere determinati, senza essere autodistruttivi. Farsi nerio significa continuare nei mutamenti, rimuovendo gli ostacoli. Nerio si alimenta spezzando l'autodistruzione di furia. Nerio si sviluppa in questa lotta limitativa, dal suo scontro con furia dentro all'essere umano. Nerio si alimenta consentendo all'essere umano di continuare nella sua sequenza dei mutamenti. Detta la cristiana, perché noi pagani adoriamo Nerio? Perché così facendo controlliamo il potere di furia e questo ci consente di continuare nella nostra sequenza dei mutamenti. Questa relazione alimenta Nerio che alimenta il nostro esistere, impedendoci di farci furia quando non è assolutamente necessario, consentendoci di continuare a svilupparci. Quadro 37. Evocare opi ci permette di sviluppare la nostra volontà nella ricerca del benessere. Chi è affamato vuole sopravvivere, non sviluppa il proprio potere di essere.
Opi alimenta ogni percorso attraverso il quale soddisfare i bisogni immediati, liberando l'essere umano dalle necessità contingenti, consentendogli di sviluppare al meglio il suo potere di essere. Sviluppare il nostro potere di essere permette di alimentare Opi, consentendogli di alimentare quei percorsi che portano i popoli fuori dall'indigenza e dalla dipendenza, dalla miseria. Opi si alimenta dello sforzo che fanno gli esseri umani per liberarsi dalla costrizione immediata. Questo sforzo viene alimentato da Opi. Opi è figlia, sorella, madre e amante di Saturno, con cui agisce per liberare gli esseri umani dall'indigenza. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Opi? Per ricordare agli esseri umani che chi ha fame non fonde il proprio cammino nell'eternità, per ricordare agli esseri umani che chi ha fame supplica la propria sopravvivenza, anziché rivendicare i propri diritti, sia davanti all'universo che all'interno del proprio sistema sociale. Opi alimenta il percorso verso l'abbondanza degli esseri umani. E si alimenta nello sforzo che fanno gli esseri umani che costruiscono l'abbondanza con cui soddisfare i propri bisogni e dalla quale partire per costruire il proprio potere di essere. Quadro 38. Evocare onore significa evocare il divino che abbiamo dentro per costringerci ad essere sempre uguali a noi stessi. Il nostro fare coincide col nostro intento. Scusate. Il nostro fare coincide col nostro intento. Onore si alimenta attraverso questo sforzo che l'essere umano compie per imporre se stesso in relazione a tutti se stesso di cui è circondato. Evocare onore significa fondere il divino soggettivo con ogni divino degli esseri della nostra specie che ci circondano. La distruzione di onore avviene attraverso la sottomissione di un essere a un altro essere all'interno della propria specie. Il possesso distrugge onore. Onore ci impone di essere noi stessi, alimentando questo fare. Questo fare alimenta onore. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo onore? Per alimentare la forza con la quale cementiamo fare e intento, per alimentare la forza che lega gli esseri umani mentre cementano il proprio fare in relazione al proprio intento. Adoriamo onore per accogliere energia con la quale opporci, con tutto il disprezzo di cui siamo soggettivamente capaci, a chi fa del possesso e della sottomissione un percorso di distruzione del divenire del sistema sociale. Attraverso questo fare, onore si alimenta. Bene, vi ho parlato un attimo sia del crogiolo che della devotio. Facendo un po' di rassegna stampa, questa settimana ho trovato alcune cosette abbastanza interessanti. Scusate ancora un attimo le telefonate, abbiate pazienza qualche minuto. Ci sono un paio di cosette abbastanza interessanti di cui voglio parlare. Un articolo sul Gazzettino del 21 del 6 del 97, che però viene riprodotto anche dalla Repubblica di ieri, parla di un libro che parla sulla Bibbia, dove sulla Bibbia sarebbe scritto il nostro futuro. Bene, secondo questo libro esisterebbe un codice numerico attraverso il quale si può stabilire che nella Bibbia, in quanto libro divino, c'è scritto cosa succederà. Allora, innanzitutto queste sono stupidaggini e sono stupidaggini che tendono a truffare e imbrogliare le persone. Perché questo? Perché in tutto questo articolo, come nell'articolo di ieri sulla Repubblica, non si dice che la lingua ebraica e lingua araba in generale, cioè lingue semitiche, non hanno le vocali. Cosa significa questo? Significa che sono lingue scritte soltanto con le consonanti. A questo punto, cosa fanno gli studiosi del computer che hanno scoperto queste cose? Cancellano tutti gli spazi fra ogni lettera e avvicinano tutte le consonanti possibili e immaginabili. A questo punto vanno alla ricerca degli incroci. E sugli incroci trovano varie cosette, insomma, fra cui l'Apollo 11 e un'altra cosa tipo Clinton presidente. Questa è una truffa perché in realtà è solo una questione interpretativa, cioè se io a un qualsiasi altro libro elimino tutte le vocali e lascio solo le consonanti e faccio la stessa operazione, trovo le stesse cose.
Nell'articolo del Gazzettino è detto che in effetti lo stesso esperimento è stato provato con Guerra e Pace, ma non sono state trovate le stesse cose, solo che Guerra e Pace non è scritto in ebraico. Se... Guardando i misteri, allora... Sì, sì, non è scritto in ebraico, per cui ha le vocali, ma nonostante questo, sia su Moby Dick sia su Guerra e Pace hanno trovato degli incroci similari. Fra gli altri esempi, diceva appunto mia figlia, che cita il Gazzettino, Clinton presidente. In realtà non è vero che c'è scritto Clinton presidente, ci potrebbe benissimo essere scritto Celentano presidente, ed è una grandissima cazzata. Cioè, con i giochi numerici si può fare quello che si vuole. E mi è venuto in mente che l'altra volta un radioascoltatore mi ha parlato di Pitagora e della magia pitagorica. La magia pitagorica, di cui non si sa assolutamente niente, però è legata alla cabala e a tutti questi giochetti interpretativi che a me stanno molto sulle scatole, anche se alcuni apprendisti stregoni in passato li hanno usati per i loro scopi, però io ne ho abbastanza disprezzo per queste cose. Sono molto legati proprio a questo tipo di interpretazioni, cioè il tipo di numeri, come si mettono, come alterare le lettere, alternarle, eccetera. Però questo presuppone che la Bibbia sia un libro divino, cioè esista un Dio che ha dettato la Bibbia. Siccome non esiste un Dio che ha dettato la Bibbia, è chiaramente una stupidaggine. E questo tipo di stupidaggine è lo stesso tipo di stupidaggine che abbiamo nella sindone, per esempio. Si sa benissimo che la sindone è una truffa, è un falso, però se se lo racconta all'interno dell'università, alla gente si dice, sapete, è la tradizione cristiana dice che è l'immagine di Dio, mentre si sa chi è anche probabilmente il personaggio, sembra che sia un templare. Però intanto la gente gli si rifila la truffa. Come si rifila la truffa, questo nella Bibbia è scritto il nostro destino, il nostro futuro, che non è assolutamente vero, è chiaramente una truffa. Un'altra truffa ancora più grossa fu fatta in Inghilterra, quando ancora negli anni 20 circa, 1920, fu scoperto un cranio circa, in cui si diceva che era l'evoluzione dell'uomo, e l'evoluzione dell'uomo avveniva attraverso il cervello, perché il cervello è l'uomo, ha il cervello, non ha la proboscide, ha il cervello. In realtà si è scoperto che questo era un volgarissimo falso, fatto con una mascella di babuino, con i denti limati, eccetera. Però il falso è stato scoperto negli anni 70. E quando nel 1925 sono stati trovati gli scheletri degli australopitechi, che invece determinavano che l'evoluzione era data dalla parte fisica, il cervello era un riflesso della trasformazione fisica, questo dal 1925 si è cominciato a prendere in considerazione la faccenda negli anni 50, e che vuol dire che sono passati 30 anni circa, fra i 50 e i 60, sono passati 30 anni in cui i libri di antropologia hanno parlato dell'evoluzione umana come di un'evoluzione attraverso il cervello, che è una grandissima stupidaggine. Bene, abbiamo generazioni di studiosi cresciuti con queste convinzioni, e ancora oggi alla gente gli si danno queste convinzioni. Questo è volgare truffa. Un'ultima notazione prima di dare via le telefonate. Qualcuno ha sempre detto che noi parliamo male dei missionari e che ce l'abbiamo con i missionari. Bene, si legga la Repubblica del 24 giugno 1997. Cosa ne pensano gli ortodossi dei missionari cristiani e cattolici e protestanti? Pronto? Pronto? Loco. Ciao. Pitagora l'ho citato io l'altra volta, comunque non l'avevo tratto dalla Bibbia. Sì. No, mi riferisco a il nemico si combatte ma non si umilia, questo l'hai detto tu. Sì, certo. Allora, moneta. Allora, detto alla cristiana, no? Si presume che se uno combatte per vincere, giusto? Sì. Allora, come si può vincere un nemico senza che questi perdendo non si senta umiliato? Facendolo passare uguale. Sì, tu mi risponderai che il problema è del nemico, no? Sì. Giusto, no? Perché tu combatti senza intenzione di umiliare, giusto? Sì, vincerlo senza umiliarlo. Ma la sostanza non cambia, perché il nemico vinto resta umiliato. Allora, come la mettiamo questa? Sì, sì, perché è sulla sostanza, non sulle parole. Sì, sì, sì. Sì, spiegami no. Questa allora, ciao. Perché tutto sommato vincendo si umilia. Ok, ciao. Ciao.
Allora, l'amico Loco dice che comunque, vince, comunque la guerra, comunque la lotta è un atto di violenza. Comunque e in ogni caso. Comunque il nemico va distrutto, va piegato ai nostri voleri. Però esiste modo e modo di piegare le persone. Le persone si piegano o si umiliano distruggendo il loro futuro. Se io faccio una guerra per conquistare una città, un conto è che io conquisto una città, un conto è che costringa quella città, li macelli, li faccio in modo che si convertano alla mia religione, si mettono in ginocchio al mio Dio, e siano costretti a rinunciare ai loro costumi, siano costretti a rinunciare alle loro tradizioni, siano costretti a rinunciare a quello che sono in sé per farli diventare bestiame, per assoggettarli a me. Questa è umiliare. Se invece devo distruggere una città, adesso non so per quale motivo posso andare a distruggere una città, però mettiamo che debba andare a distruggere una città, una volta che ho raggiunto il mio obiettivo, io là mi fermo. Se io raggiungo l'obiettivo e là mi fermo, il nemico, non so, posso magari integrarlo, diventa, pensando agli uomini uguali, possono anche diventare cittadini dello stesso paese. Nell'ottica romana questo era abbastanza normale. Mentre invece si umilia quando diventa possesso. Per esempio, il colonialismo non si limitava a occupare i terreni dell'Africa, a occupare l'Africa, ma doveva costringere le persone ad assumere i costumi cristiani, a sottomettersi, a essere vendute come schiave, a essere umiliate, a dover affrontare leggi, costumi assolutamente diversi. Cioè c'era una distruzione sistematica del divenire di queste persone. Se invece di questo, di fare tutto questo, fossero andati là, si fossero portati via, non so, i diamanti, tanto per fare un esempio, non avrebbero umiliato le persone, le avrebbero rapinate, ma non umiliate. Cioè esiste una cosa che è abbastanza complessa da definire, perché in effetti conquistare è sempre un atto di violenza, la guerra è sempre comunque un atto di violenza e anche abbastanza aberrante. Però esiste anche all'interno di questo un spartiacque. In effetti Moneta è una variante di Giunone, cioè al Tempio di Giunone a Roma si batteva moneta, c'era la zecca, e credo durante le guerre puniche i romani ebbero paura di essere senza moneta, di essere senza denaro, e a questo rispose l'oracolo di Giunone Moneta, che disse ai romani: fin tanto che voi farete le guerre con giustizia, la moneta non mancherà mai. E da questo Moneta è diventata una divinità a sé, questo ha prodotto una divinità in sé, cioè un modo di essere nella conquista. In effetti c'è una cosa abbastanza curiosa, che se è vero che i romani fanno delle guerre per degli scopi, fino alle guerre civili, fino a Silla e subito dopo Silla, già con Giulio Cesare fanno dell'umiliazione e dell'appropriazione una cosa aberrante. Cioè l'umiliazione che subiscono i Galli ad opera di Cesare non è solo la conquista, è anche Vercingetorix venne portato a Roma in catene, ciò che non doveva succedere. Magari si portava in catene altra gente, ma Vercingetorix non doveva arrivare in catene a Roma, e questo lo fa Giulio Cesare. La spogliazione della Spagna, anche quelle sono atti aberranti. Cioè dal periodo Sillano in poi c'è un cambio di velocità e di mentalità con cui affrontare la vita e con cui si affronta la violenza. Cioè la violenza è sempre violenza, però esiste la violenza che ha un fine, che è finalizzata a ottenere qualcosa, ed è una violenza invece che tende a distruggere il divenire della persona, ad appropriarsi della persona, a strappare l'anima della persona, non tanto solo per evitare l'offesa o conquistare qualcosa. Sono due tipi di violenza molto diversi. La legittima difesa, per esempio, è anche quella è un atto di violenza. Però se uno mi viene addosso con un coltello, nella misura in cui io l'ho disarmato, l'ho reso impotente a offendermi, là io devo fermarmi, là io ho finito. Ma se una volta che gli ho strappato il coltello, che l'ho reso impotente, comincio a spezzargli le ossa, a riempirli di calci, a spaccargli i denti, capite che la cosa è assolutamente diversa. Cioè un conto è impedire a lui di offendermi, e un conto è agire io per spaccargli dopo che l'ho vinto. Cioè esiste due stati d'animo, due modi di produrre energia vitale che sono diversi. Non so se riesco a farvi comprendere la diversità. Però è importante tutto sommato, perché le contraddizioni umane che si risolvono attraverso la guerra non è che hanno fine con questa o con quella struttura di pensiero. Non è che esiste un modo di pensare che fa finire la guerra. Esiste un modo di pensare che ci porta ad affrontare anche la guerra in maniera diversa, se ciò è necessario.
la guerra in fondo non è altro che una contraddizione portata agli estremi, non è nient'altro. Vale il litigio in bar, in osteria per il bicchiere di vino, è lo stesso che ha la stessa forza che non un massacro di 100.000 persone per contendersi non so che terre o non so che domini. Cioè la forza che spinge le due cose è uguale. Però siamo noi che dobbiamo avere un atteggiamento diverso nel fare le cose, vedere la vita in maniera diversa. Un conto è vederla dal punto di vista cristiano, dove il tentativo è quello di strappare l'anima alle persone, strappare la vita, metterle in ginocchio, umiliarle, costringerle a fare quello che noi vogliamo, vita naturale durante, e costringere i loro figli a fare quello che noi vogliamo che loro facciano i loro figli. E un altro conto invece è l'atteggiamento pagano, dove raggiunto l'obiettivo l'intimo della persona non dovrebbe essere più toccato. Dico non dovrebbe, perché poi le variabili umane sono moltissime. Bene, ritornando un attimino, spero che il loco gli sia bastato la mia spiegazione, anche se forse non l'ha soddisfatto del tutto. Ritornando al discorso precedente, no? Al discorso che facevo sui missionari, c'è appunto due articoli sulla Repubblica del 24 giugno, in cui sia il metropolita delle chiese russe, l'ortodosso russo, sia il metropolita degli ortodossi rumeni dicono che Wojtyla è una persona doppia, è un bugiardo. Pronto? Pronto? Ciao Giampaolo. Ciao. Mi è venuto a mente adesso una cosa abbastanza così istintiva, perché a me di solito vengono fuori le cose così abbastanza spontanee senza troppo cervellarmi, anche perché le mie capacità sono molto limitate, per cui cioè, le cose saperla, che beh. Sento così istintivamente le espongo, le altre non so quanto valga la pena. Perché questo? Perché io mi sento di essere fisico prima. Stranamente adesso susciterò lo scandalo tante persone. Ma stranamente, prima di tutto si evolve il fisico nell'uomo, perché non mi dirai, quando l'uomo è dentro alla placenta della madre forse ragiona, non lo so. E allora cos'è quel corpo che noi altri tanto, tanto aberrante, tanto il corpo tanto declassato dai cosiddetti spiritualisti e acculturati anche, no? Però quando levi via l'alimento al corpo essenziale, cosa fa la mente? Cosa fa il cervello? E poi anche la mente, lasciamola da una parte perché lì ci sarebbe da parlare troppo anche e forse per niente. Ma parliamo del cervello. Cervello, ma se io non lo alimento però, ed è un fatto istintivo alimentare, il fatto alimentare è un fatto istintivo, perché il bambino si aggrappa e succhia latte materno mica con ragionamento, non mi sembra, insomma. Sicché tutte le varie teorie sulla trascendenza di qua, trascendenza di là, adoperiamo questa parola con molta facilità e dopo corriamo a mettere in bocca qualcosa, o no? Certo. Vorrei che tu mi dessi un attimo qualche delucidazione in merito, perché si evolve così, fra parentesi, prima il fisico e dopo il resto, perché non andiamo in cerca dello spiritualismo, perché lì non so chi può parlarne di questo e spiegarmi qualcosa. Però spiegami quello che tu puoi spiegarmi sul perché si evolve prima di tutto il fisico. D'accordo. Di un essere. Ciao Claudio, grazie sai, ciao. Della tua pazienza. Grazie, ciao. Ciao Claudio. Ciao. L'amico Giampaolo ha toccato una cosa precisa. Noi viviamo in una società, in un sistema educazionale che ci parla delle cose superiori della mente, delle facoltà superiori dell'uomo, del linguaggio come una cosa superiore. In realtà questo non è una cosa superiore. Noi siamo abituati a pensare in astratto, siamo abituati all'uso della parola, per cui ci sembra che questa sia una cosa eccezionale. Mentre invece questo non è altro che un riflesso del nostro divenuto. Noi ci siamo evoluti per milioni di anni
e abbiamo cominciato a strisciare fuori dal brodo primordiale. Abbiamo costruito il fisico, però lo stesso avevamo la carica vitale. Vediamo un attimino. Sì, ciao. Ciao. Ciao Claudio. Ciao. Mi riconosci? Sì, Anna, è da tanto tempo che non ti sento. Sai, anch'io i miei impegni. Immagino. Certo. A volte sono a casa, a volte non lo sono. Oggi lo sono, naturalmente. Grazie. Poco fa hai usato un termine, loco, che è un termine offensivo, se non sbaglio. Ma questo signore si presenta in quel modo? Ma allora è proprio scemo? No, è una persona interessante, solo che a lui gli piace... Io subito pensavo che si facesse chiamare il lobo. E? Poi invece mi hanno corretto, che vuol dire lupo, mi hanno corretto che vuol dire che si fa chiamare il loco. Cioè, una persona molto interessante, in effetti, però è una scelta sua, io non lo so, io lo accetto, per me va tutto bene, no? Ma è loco, non viene da... come da... Sì, il matto vuol dire più o meno. Matto, pazzo... Ma sai, può anche essere inteso anche in modo positivo, no? Cioè, quello che non è legato a catene, quello che fa quello che vuole. Cioè, esiste una positività, nella... Sai, ieri ho ripassato alcune pagine, ti ho chiamato per questo, no? Perché ripassando un libro, l'Opus Dei... Sì... Pensa che era una cosa che non avevo colto, che mi era sfuggito. Cioè, rileggendo ste pagine, ho notato, oppure me ne sono accorta, non lo so, di questa, come posso definirla, mania di reprimere la sessualità delle donne che hanno là dentro. Tutto... La sessualità delle donne fa paura. Ma perché? Cioè, non ho mica capito. E poi, un consiglio alle donne che vogliono darsi una calmata. Mi senti? Sì, sì, ti sento. Ti ascolto però per microfono. Care donne, che siete come me, penso, se volete buttare via i vostri bollenti spiriti, basta dormire in un letto di legno. Questa ho letta sull'Opus Dei. Oh, mamma mia. C'è una cosa, allora ai maschietti è concesso, perché purtroppo la setta c'è e vive tuttora, è una chiesa dentro la chiesa. Sì, sì. Cioè i maschietti dormono nel materasso, prematerasso normalmente, con coperte eccetera eccetera. Le numerarie, che sono le donne appena entrate, invece sopra il letto di legno c'è un semplice strapuntino con poi lenzuola eccetera eccetera. E io ho sempre creduto una cosa all'incontrario, lì me l'hanno fatta notare, fatta vedere in un'altra regolazione. Pensavo che i maniaci sessuali fossero gli uomini, non le donne. Cioè, che non sapessero contenere la loro sessualità, fosse esattamente il maschio, non la femmina. Per l'Opus Dei invece è esattamente l'incontrario. Comunque, rileggendolo sto libro, è veramente uno schifo, proprio una cosa. E sta donna che ci ha messo 30 anni per svegliarsi, una cosa. Ci ha messo 30 anni, vero? Sì, poi lei dice in un capitolo intero come viene indottrinata e come viene fatto questo lavaggio del cervello. Cioè lei era una donna non donna, una suora non suora. Esatto. Un essere vivente non vivente, cioè, a un certo punto uno si perde per strada, quando finalmente si risveglia e trova così. Vabbè, c'è tanta gente che pensa che noi diciamo delle stupidaggini perché non ci hanno mai pensato, no? No, no, non sono stupidaggini. Ad esempio, nell'Opus Dei ho trovato le stesse parole, lo stesso modus vivendi che cerca di inculcarti... quelli di Geova. Sì, sì. La stessa, guarda, la stessa. Ma le tecniche sono uguali e non è che cambiano molto. Ma proprio per niente. Sì, anche perché, dato una certa struttura di pensiero, può essere applicata solo in quello e in quel modo. Mm-hmm. Capisci? Non è che sia... Cioè, la struttura di pensiero presuppone che tu non puoi fare altro. Poi, l'emerita cazzata del 2000, siamo nel 2000, e si suppone che più o meno una svegliatina ce la siamo dati tutti. Cioè, il bisogno del cilicio e del castigo, quegli arnesi stranissimi. Cioè, ad esempio, il cilicio che viene legato alla coscia della numeraria, più stretto se lo lega, più merita il paradiso. Sì. Assurdo.
insomma, neanche se lo dice mio figlio. Mio figlio, se glielo dice, ti manda a quel paese. Sì, sì. Molto è folle. Così, mi è arrivata gente. Scappo. Ti ciao, ascolto. Anna. Ciao. 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 Sì, cara Anna, proprio così è. Sono dei masochisti pervertiti, come qualcuno dice alle mie spalle. E proprio questo è. Cioè, Diana è una divinità, romana che io ho incontrato nei miei viaggi. E gli occhi di Diana sono degli occhi terribili. Sono degli occhi terribili perché ciò che lei combatte non è tanto il fatto della liberazione femminile dall'oppressione maschile, ma lei combatte la liberazione femminile dall'oppressione di chi vuole appropriarsene per usarla. Ed è una cosa molto diversa. Comunque, distruggere la sessualità femminile è sempre stato per la Chiesa Cattolica un imperativo, perché è una sessualità pulita. Non è la sessualità dello stupro, la sessualità dell'umiliazione della persona, dell'appropriazione della persona. La sessualità femminile non è proprietaria della persona in cui soddisfa la propria sessualità. Soddisfa la propria sessualità donando se stessa. Questa è la chiave della sessualità femminile. Per cui la Chiesa Cattolica ha paura di questo, perché non c'è appropriazione, non c'è distruzione del divenire umano. Vediamo un attimo. Ciao, sono Marco. Volevo dire una cosa così, quasi una stupidaggine. A proposito, sentivo adesso la Anna, mi sembra, sì, che parlava della numeraria, no? Sì. Pronto, mi senti? Sì, sì, ti sento. Mi senti? Sì, le numerarie sarebbero quelle che aderiscono a entrare nell'organizzazione Opus Dei. Sì. Insomma, io credo che è più offensivo di così chiamare uno numerario. Un numero, sì. Non so, almeno dovrebbero cominciare a farsi venire dei dubbi solo al momento che si sentono chiamare numerari, almeno. Vabbè, ma... poi se sono anche loro delle masochiste, allora la personalità può anche andare a farsi friggere. A proposito del numerario, voglio dirti questo, è una stupidaggine, ma il numero di... Io ho fatto questa riflessione, il numero della radio, dell'emittente Radio Maria, no? Sì. È 610-610. Prefissato credo sia con lo 031, però guarda dove sono andato a fare una riflessione. Se tu leggi lettera, numero per numero il 610, 610 610, basta, penso che l'hai capita. Sì, sì. Ciao, ti saluto. Ciao. Beh, questa in effetti è una battuta, ma lasciamo perdere le battute di questo tipo, anche se è molto divertente in effetti. Bene, ritorniamo al nostro discorso precedentemente sul fatto che noi parliamo molto male dei missionari, ma anche il primate, il patriarca Alexis II della Chiesa rumena, dice che Wojtyla vuole appropriarsi di tutte le chiese, e anche se ci sono 30 fedeli uniati, gli uniati sono quegli ortodossi che hanno sempre continuato a riconoscere l'autorità del Papa, del Vescovo di Roma. Dice anche che sono 30 uniati rispetto a 3.000 ortodossi, questi 30 vogliono prendersi la Chiesa e cacciare via gli altri. Anche se il governo gli ha proposto di costruire delle nuove chiese, a loro non interessa niente, vogliono la Chiesa vecchia per poter cacciare via gli ortodossi, alla faccia del rispetto religioso. Però c'è da rilevare che il patriarca Alexis II è stato suo omologo di Russia, o viceversa, comunque probabilmente Alexis II è anche di Russia, e loro possono parlare così perché hanno un potere che li protegge, no? Cioè, nel senso che esiste uno Stato, esiste un governo e loro hanno un potere. Provate a pensare le stesse cose dette dal capo tribù in Africa nel 1650, quando arrivavano i missionari. Effettivamente non c'era diritto di parola, non aveva nessun diritto alla difesa. Se provava a parlare gli sputavano come minimo in faccia o lo ammazzavano. Cioè, la ferocia dei missionari è la ferocia più aberrante che esista. Voi pensate che adesso in Africa, per riuscire a mettere, se cacciassimo via tutti i missionari dall'Africa, sia cattolici, cristiani che musulmani, per riuscire a rimettere a posto in cammino quelle popolazioni ci vogliono almeno 200 anni. Cioè, i disastri che hanno combinato nel distruggere la relazione fra gli esseri umani e il loro circostante sono veramente immani. E vi dico, se voi pensate che noi parliamo mai dei missionari solo per il gusto di parlare male, leggetevi La Repubblica del 24 giugno 1997.
Naturalmente ogni articolo va preso sempre e comunque con le pinze, perché non si sa bene quali sono i fini degli articoli, però penso che le notizie abbiano il valore che hanno. Detto questo, io, visto che non arrivano telefonate, vorrei parlare della conferenza che teniamo a Vicenza, che sabato, questo è forse il lavoro più grosso che stiamo facendo. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao. No, volevo tranquillizzare la signora che con il loco ci pago pure le tasse. Senti un po', no, è simpaticissima la telefonata di quel signore, che io non sapevo che il numero che è Radio Maria mi sembra fosse 610. Sì, ma 600. Non facciamo troppa pubblicità Radio Maria. No, ma non lo sapevo, è la prima volta che l'ho sentito. No, ma mi piace la battuta, perché lui ascolta sia il 610 che il 700, che poi è la stessa cosa in numerologia. Lui ascolta tutto, l'ha già detto. Lui ha detto che lui vuole informarsi. No, ma siccome molti non hanno capito la battuta, io l'ho intuita adesso, praticamente è la stessa cosa, solo che lui ascolta questa e anche quell'altra. Sì. Ciao. Ciao.